Comandante, ricevo un segnale. La squadra di infiltratori Salarian. Attenzione a quelle torrette difensive. Sganciamolo, andremo a far piazza pulita. Vi farò entrare al di sotto della copertura radar, comandante. Tutto secondo i piani, comandante. Resta fuori dalla portata delle armi ed effettua azioni evasive finché non distruggo le postazioni antiaeree. So cosa devo fare. Ci vediamo all'accampamento quando quelle torrette saranno sistemate. Joker, passa e chiude. Thank you.
dobbiamo trovare un modo per neutralizzare l'artiglieria nemica. Rilevo che la griglia è inattiva, comandante. Mi avvicino alla base dei Salaria. Passo e chiudo. Dimmi quando io entrerò in azione, comandante Shepard. Comandante, la Normandy è atterrata al campo base, ma sembra che non potremo più decollare. Il capitano Salarian ti spiegherà tutto quando arriverai qui. Ecco il campo base Salarian. E adesso? Cosa dovremo fare? Niente. Almeno finché non troveremo un piano. Chi comanda qui? Qual è la situazione? Sono il capitano Kirray, squadra speciale 3° reggimento infiltratori.
Siete appena atterrati in una zona altamente pericolosa. Tutte le batterie contraeree nel raggio di 10 km sanno che siete qui. E nel frattempo cosa dovremmo fare? Niente. Aspettiamo che il Consiglio ci mandi i rinforzi che abbiamo chiesto. Siamo noi i rinforzi. Cosa? Tutto qui? Avevo detto al Consiglio di mandarci una flotta. Non siamo riusciti a decifrare la vostra trasmissione. Ci hanno mandato qui a investigare. Proprio quello che abbiamo fatto anche noi. Ho perso la metà dei miei uomini investigando in questo posto. E cosa avete scoperto? La base operativa di Saren. Ha creato una struttura di ricerca, ma brulica di Geth ed è molto ben difesa. Lui è qui, l'avete visto? No, ma i suoi Geth sono ovunque. E abbiamo intercettato alcune comunicazioni che parlavano di lui. Questa è la sua struttura, ne sono sicuro. Che ricerche sta conducendo? Sta utilizzando la struttura per creare un esercito di Krogan. Com'è possibile? Pare che Saren abbia scoperto una cura per la genofagia. Perché la cura per questa genofagia è così importante? Era la soluzione al problema dei Krogan. Abbiamo introdotto la genofagia tra i Krogan dopo la loro insurrezione, per impedirgli di moltiplicarsi. Senza di essa, i Krogan si diffonderebbero rapidamente in tutta la galassia. E questi Krogan sono agli ordini di Saren. I Geth sono già un grosso problema, ma un esercito di Krogan sarebbe quasi inarrestabile. Esattamente. Dobbiamo distruggere la struttura e tutti i segreti che custodisce. Distruggerli? Non credo proprio. La nostra gente sta morendo. Questa cura potrebbe salvarli tutti. Se la cura esce da questo pianeta, i Krogan diventeranno inarrestabili. Non possiamo commettere di nuovo lo stesso errore. Noi non siamo un errore. Lui sarà un problema? Abbiamo già abbastanza Krogan scatenati a cui badare. Non sarà un problema. Gli parlerò io. Grazie, comandante. Io e i miei uomini dobbiamo escogitare un nuovo piano offensivo. Puoi lasciarci un po' di tempo? Certo, capitano. Tornerò presto. Non ci vorrà molto, comandante. Nel frattempo, rivolgiti al comandante Rentola se hai bisogno di rifornimenti. È in una delle tende qui vicino. Pare che la situazione sia abbastanza critica. Già, ma è soprattutto Vrex a preoccuparmi. Sembra sul punto di esplodere. Pensi che dovrei parlargli? Di certo non farebbe male. Beh, forse sì. Misura bene le parole. Farò attenzione, ma stai allerta. Non si sa mai. Io sono sempre pronta. Non è giusto, Shepard. Se esiste una cura per la genofagia, non possiamo distruggerla. Ti capisco, ma sappiamo entrambi che è Saren il vero nemico. Dovresti prendertela con lui, non con me. Davvero? Saren ha creato una cura per la mia gente, ma tu vuoi distruggerla. Devi aiutarmi a capire, Shepard. Sono confuso. Ormai non riesco più a distinguere gli amici dai nemici. Non è una cura, ma un'arma. Se Saren riuscirà a usarla, ti assicuro che la tua gente non riceverà alcun beneficio. E neanche il resto della galassia. È un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire. Stiamo parlando del futuro della mia specie. Finora ti sono sempre stato fedele. Mi hai aiutato più di quanto abbia mai fatto la mia stessa famiglia. Ma per restare al tuo fianco, devo essere sicuro che stiamo facendo la cosa giusta. Vrex, quei Krogan non sono la tua gente. Sono schiavi di Saren, semplici strumenti. Vuoi che restino così? No, un tempo eravamo gli strumenti del Consiglio. Per ringraziarci di aver spazzato via i Rachni, decisero di sterilizzarci tutti. Saren non sarà altrettanto generoso. D'accordo, Shepard. Forse hai ragione. Per me è una scelta difficile, ma credo che continuerò a fidarmi di te. Solo una cosa, però. Quando troveremo Saren, voglio la sua testa.